Claudio Belotti, per 4 ore 507 persone a guardare te, a cercare di apprendere tutto quello che gli volevi trasmettere. Alla fine hai detto: scrivete su un foglietto un sogno che pensavate di non tirare più fuori dal cassetto. Sì, io penso che la vita vale la pena di essere vissuta, me l'ha insegnato un grande uomo, e vale la pena di essere vissuta se noi facciamo qualcosa di più grande di quello che noi pensiamo noi siamo. Sono troppe le persone che ci dicono quello che non possiamo fare, ed è arrivato il momento di pensare a quello che noi possiamo fare. E ci sono dei sogni che dobbiamo tirare fuori dal cassetto, perché così ci danno quel sale della vita che rende la vita bella. Queste iniziative sono una grande occasione per vivere la vita adesso? Assolutamente sì. Stiamo vivendo un momento di crisi, da tutti i punti di vista. I momenti di crisi determinano la nostra reazione. Se tu prendi un'arancia, la spremi, esce il succo d'arancia. Il momento di crisi è uno spremi agrumi, tira fuori quello che abbiamo dentro. Se abbiamo paura, ci fa venire paura. Se abbiamo speranza, tiriamo fuori la speranza. Ed è il momento di tirare fuori la speranza e lavorare per creare un futuro migliore. Ci sono i presupposti, lo possiamo fare. Aspettavi una platea così numerosa, così attenta, così entusiasta? Attenta e entusiasta sì, perché questa è un'organizzazione che porta sempre persone entusiaste. Così numerosa no, perché al giorno d'oggi sono più le persone che pensano a lamentarsi piuttosto che a credere. E quindi è sempre un'emozione andare su un palco e vedere che c'è tanta gente che ci crede e vuole fare qualcosa. La realtà di Performance Strategies è che tantissime persone che sono qui oggi c'erano anche a marzo. Perché vedi, noi adesso passiamo 3 giorni positivi, poi torniamo nel mondo che è pieno di negatività, di brutte cose, di crisi, di delitti, e sono questi i messaggi che arrivano, e nessuno ci dice le cose che vanno bene. Quindi le persone hanno bisogno di circondarsi di altre persone che come loro ci credono. Solitamente la positività si attira, la negatività si attira, quindi le persone vengono qua per stare con i loro simili, gente che crede e vuol far meglio. Oggi hai detto: ponetevi una domanda che non vi siete ancora posti. Sì, dobbiamo incominciare a pensare alle cose che quando eravamo bambini erano possibili, e poi quando diventiamo grandi diventiamo così seri, noiosi, limitati. I più grandi scienziati, che sono le persone più scientifiche, sono quelli che credono, hanno aspettative del futuro migliore, pensano che ci sia una cura per l'AIDS, che ci sia la possibilità di andare su Marte e tornare indietro. Quindi se ci credono loro che sono scienziati, perché non crederci noi che siamo persone normali. La cosa incredibile è che oggi siamo qui ed è ottobre e già si lavora per aprile, e tanta di questa gente sarà anche aprile e saranno anche di più. Perché venire? Perché, allora, innanzitutto bisogna sempre pensare al futuro, a quello che possiamo fare. Perché venire? Perché c'è bisogno, io l'ho detto oggi, laviamo la macchina, ci laviamo la faccia, laviamo i vestiti e non laviamo la nostra mente. Dobbiamo una volta ogni tanto ripulirci dalla negatività e circondarci di persone che ci aiutano a credere. Lo possiamo fare con la religione, con gli amici, con aziende come questa, in qualche modo dobbiamo imparare ad allenarci a credere, ad avere speranza.